Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi volevo farvi un video di cosa ho comprato da Piazza Italia l'ultima volta che sono stata, mi pare qualche giorno fa, e perché hanno un sacco di cose carine super autunnali e quindi ho voluto accaparrarmi un po' di cose. Ero entrata con l'idea di prendermi una maglia e sono uscita con 60 cose da vestire. No, scherzo, saranno tipo 5-6, però comunque ho fatto i miei danni, li ho fatti. Bene, vi faccio vedere tutto quello che ho comprato. Dopo ovviamente vi metto anche delle clip dove le indosso e così potete appunto vedere anche le taglie e tutto quanto come vestono. Allora, per prima cosa ho comprato dei jeans neri classici. Non li ho qui adesso perché li ho a lavare, però comunque niente di speciale, un paio di jeans classici neri super attillati, normalissimi, quindi insomma non ve li faccio neanche vedere, niente di importante, magari ve li faccio vedere direttamente nei clip dove li indosso, che così vedete un po' come vestono, però super normali, paio di jeans neri classici. Dopo ho comprato questo maglioncino che sto indossando adesso e ce l'ho identico anche in questo color borgogna, color lampone, eccetera, che sono super carini, li ho già lavati eppure hanno tenuto tantissimo la morbidezza. Mi pare questi venissero o 15 o 20 euro, non tanto, e li ho presi in taglia XL perché volevo appunto che fossero morbidi, che non stessero stretti, eccetera. Comunque nelle taglie di Piazza Italia non vestono proprio tanto larghe, quindi appunto io di solito sono magari una M o una L, invece in Piazza Italia prendo di solito la XL, almeno per i maglioncini, perché voglio che appunto siano un po' più comodi e non che devo star là attenta che siano stretti sulla pancia, eccetera, penso che siano un po' più morbidini. E appunto questi qui sono veramente stupendi, a me piacciono da morire questi colori qua, questo è appunto un bellissimo color senape, mentre questo è più un color amaranto, più appunto lampone, veramente veramente carini, ve li faccio vedere anche indossati. Ho preso questo vestitino che secondo me è adorabile, con questi fiorellini sempre appunto color aranciato, senape e le foglioline verdi. Questo che ho preso una taglia L, che in realtà non è lungo, arriva praticamente a metà coscia ed è fatto proprio a camicia, quindi è tutto abbottonato verso fino alla fine. Questo secondo me starebbe benissimo o a gamba nuda o con delle calze e magari tipo i Dr. Martens, degli stivaletti neri o anche degli stivaletti quelli tipo sopra il ginocchio. È solo che non li ho mai comprati, quindi li userò appunto con lo stivaletto un po' più alto, però forse si potrebbe anche utilizzare come una scarpa tipo Adidas, però non so, devo ancora indossarlo perché non so neanche quando avrò l'occasione o il coraggio di mettermi un vestitino d'inverno. Già d'estate mi dà fastidio mettermi vestitini d'inverno, non lo so, però non ho resistito alla trama, mi piaceva veramente tanto, era super super autunnale ed è molto leggero, quindi comunque sarebbe da metterci sopra una giacca e un maglioncino probabilmente. Però veramente mi è piaciuto tanto, super super carino. Poi ho comprato questo maglioncino che è quello che mi avete visto indossare nel video scorso di profumi. Ovviamente il mio cane ha già provveduto a tirarci un filo, quindi dovrò ripararlo al più presto. Questo ho preso la taglia sempre XL e questo è molto più pesante rispetto a questi qui classici. Questi sono abbastanza sottili di maglia, comunque sopra ci vuole un maglione. Questo qui ogni volta che lo indosso muoio di caldo, quindi mi sa che è proprio più invernale. Ha una trama molto molto più grossa, è molto proprio più spesso e tiene veramente veramente caldo. Però a me questo color cammello piace da morire. In più di questi c'erano anche neri, bianchi e un rosso proprio Natale, quindi super carini. Anche quello bianco mi intrigava, però ho preferito per questo color cammello. Super bello, è questo qui morbidissimo. Ultime due cose che ho acquistato sono uno questo giubbotto, si vede il tema dei miei colori autunnali preferiti, uno è questo giubbotto in bomber leggero, color appunto senape, questo mi pare fosse sempre 20 euro e c'erano 50 colori diversi, infatti lo volevo comprare anche color oliva, però l'aveva già preso la mia amica e quindi ho detto vabbè, non possiamo andare in giro vestite con lo stesso giubbotto perché facciamo ridere, e quindi l'ho preso color
senape, però sono sicura che prima o poi tornerò a comprarmi quello color oliva, color salvia, perché era veramente veramente bello. È leggero, però è sportivo, è comodo e in realtà tiene comunque abbastanza caldo, perché è anche tipo quell'effetto giacca a vento. Quindi magari quando anche non fa troppo freddo, però c'è comunque un venticello fastidioso, questo comunque avendo anche il cappuccio torna sempre utile. Non è waterproof, però comunque è un bel maglioncino, non inverno-inverno, ma adesso per l'autunno super carino, anche probabilmente primavera. Ultimo acquisto, che è il mio preferito di tutto quanto, il LOL, è questo cappotto. Ups, non riesco a uccidermi col filo. È questo cappotto in appunto color cammello classico, perché io non ne trovo mai che siano lunghi abbastanza. Io sono molto alta, sono praticamente 1,80 m, quindi di solito tutti i cappotti, quelli che sembrano super lunghi, a me arrivano alla vita o a metà coscia al massimo. Invece io adoro i cappotti quelli proprio lunghi lunghi, quasi no a terra, però fino praticamente ai polpacci o almeno al ginocchio. E questo qua è veramente splendido, infatti per questo ho pagato un po' di più, mi pareva che venisse o 45 o 50, però è comunque poco per un cappotto bello così. È di buona qualità, tiene abbastanza caldo, non è proprio super invernale, ma è più autunnale assolutamente. È fatto a modalità appunto così, modalità giacca, qua ho preso una L perché appunto lo volevo più morbido, che cascasse un po' anche sulle spalle, non lo volevo super ciucciato, anche perché sotto ci metto i maglioni, non voglio poi non riuscire neanche a muovermi con le braccia. Questo è comunque molto lungo, mi piace da morire, questo bellissimo colore, è anche bello soffice, e in più ha la cinghia modalità accappatoio, che però io a volte metto, a volte tolgo, perché avrebbe non ha i passanti a mo' di accappatoio, gli hanno messo praticamente sti micro fili di proprio un filo, che questo qua ha retto, quell'altro la prima volta che ho appoggiato, mi sono tipo appoggiata da qualche parte, stacca, e si è staccato subito, quindi veramente le cose più inutili della terra questa roba qua. Speravo che mettessero proprio la cinghietta come quella di un passante, di una cintura, di un paio di jeans eccetera, invece no, vabbè. Quindi insomma, questo se ho voglia me lo porto via e dopo magari lo arrotolo, lo metto in tasca, perché non sta su da solo, perché appunto dall'altra parte si è già rotto la prima volta che l'ho indossato. Però questo che è veramente veramente super carino, mi piace un sacco, ve lo farò vedere appunto adesso nelle clip. Bene, queste sono tutte le cose che ho comprato da Piazza Italia. Fatevi un salto se avete occasione, perché veramente hanno un sacco di cose super carine e costano anche molto poco. Ho visto un sacco di bellissimi cappelli, scarpe, sciarpe, veramente veramente carine. Avevano anche dei pantaloni in velluto, che a me non piacciono tanto, però sono quelli che tengono tanto caldo. E un disastro di maglioni, maglioncini, magliette, vestitini, veramente veramente proprio belli, di questi classici colori autunnali che io amo alla follia. Quindi non dimenticatevi di iscrivervi al canale, lasciate un mi piace, qualsiasi cosa va bene lasciatemi un commento, quello che volete. Fatemi sapere se vi piacciono questi capi, se per caso andrete ad acquistarne uno, se avete qualche negozietto da consigliarmi che ultimamente ha bei vestiti da andare a controllare. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!